Siamo oggi alla presentazione del primo bilancio sociale della nostra associazione. È qualcosa che ci rende particolarmente orgogliosi perché tante volte abbiamo dato per scontato tutto quello che abbiamo fatto, che facciamo a favore del territorio. Abbiamo deciso, grazie alla nostra direzione, al nostro personale interno, di mettere tutto in fila e mettere in linea tutti i puntini e vedere tutto quello che facciamo noi direttamente come associazione e un'altra parte importante è quello che viene fatto attraverso l'associazione pensionati ANAP. E ci siamo scoperti alla fine del documento che è molto quello che facciamo. Praticamente quello che noi è un ringrazio nei confronti del territorio che ospita noi e le nostre aziende. Le nostre aziende direttamente non possono intervenire, lo fanno attraverso l'associazione, che è stata in più occasioni ispiratrice per il territorio di iniziative, una per tutte, il riconoscimento MAB UNESCO parte dalle nostre istanze e dalle nostre idee. Nel momento economico caratterizzato da una continua alternanza, quindi molto dinamico ed imprevedibile, siamo resi conto di come la persona sia la centralità e su questo abbiamo deciso di investire sia internamente con attività di riorganizzazione interna dove le persone sono al centro, sia esternamente con questo bilancio sociale. Bilancio sociale che ci permette di andare a rendicontare ciò che nell'ultimo anno Confartigianato Impresa Aso Montebelluna ha fatto per il territorio. L'abbiamo fatto muovendoci sui quattro assi riferiti all'agenda ONU 2030 e sono salute e benessere, l'istruzione, la parità di genere e le partnership. Siamo partiti coinvolgendo fin da subito tutti i nostri collaboratori, per cui i nostri 110 collaboratori interni sono stati attivamente ingaggiati, hanno partecipato in modo splendido, siamo poi attivati con gli stakeholder del territorio, ingaggiando da prima le scuole di ogni ordine e grado, le scuole medie, le superiori, le università, per passare poi ai nostri gruppi sociali, per cui l'ANAP, gruppi pensionati, piuttosto che altri gruppi sociali, le varie associazioni del territorio, Confartigianato e non, le istituzioni, le IPA, tutti gli enti del territorio. È stato quindi un lavoro veramente di squadra, dove per un anno abbiamo lavorato assieme per portare un beneficio concreto, tangibile per il nostro territorio. Il nostro scopo è quello di rappresentare e tutelare i nostri soci in tutte le sedi, in più fare anche attività nei confronti dei nostri soci. Però una delle mission che noi, è un fiore all'occhiello per noi, è quello che facciamo molta attività di solidarietà sul territorio. Cioè facciamo proprio nei confronti delle persone più fragili, perché io ti do il mio slogan che poi sintetizza un po' tutto. Noi alla nostra età non abbiamo la presunzione di fare progetti a lungo termine, ma se li facciamo nei confronti delle persone fragili e giovani, i nostri progetti diventano a lungo termine. E noi siamo impegnati molto su questo tema.